nostre tradizioni alimentari. A Napoli esiste la tradizione del caffè sospeso, a Milano durante Expo e in occasione di Expo ci sarà quella della cena sospesa, ci spiega tutto il servizio di Alberto Mentasti. Si chiama cena sospesa ed è una singolare reinterpretazione della tradizione napoletana del caffè sospeso, ovvero pagato al bar ad un cliente povero che verrà dopo. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, e si inserisce nelle iniziative legate a Expo. Ha aderito una trentina di ristoranti milanesi dove si potranno lasciare contributi in denaro che diventeranno ticket pasto per i bisognosi. I clienti dei ristoranti che nel pagare il conto lasciano, chiamiamola così, una mancia a chi ne ha più bisogno, poi verrà tramutata appunto in buoni pasti e verranno distribuiti ai più bisognosi, per cui è un modo per sensibilizzare, soprattutto in questo periodo dove insomma di problemi ce ne sono non pochi, ad aiutare anche il prossimo. La cena sospesa è promossa dalla Diocesi di Milano con il patrocinio del Comune e sarà realizzata concretamente dalla Caritas Ambrosiana con la partecipazione di Confcommercio e la Federazione Pubblici Esercizi. È anche un'iniziativa concreta, discreta. È tutta un'altra cosa, per esempio, fare una fila per avere un pacco e sedersi a un ristorante, soprattutto chi non ha mai l'occasione di poterlo fare e di avere un pasto una volta. Quindi sarà una piccola cosa, ma è dentro la declinazione di quel tema, nutrire il pianeta, energie della vita. Sono anche queste le cose che bisogna fare.